Un saluto a tutti, un abbraccio, sono Don Luca, sono qua con Don Gianchi e volevo salutare tutti i reggiani e ringraziarli per l'aiuto dato. Volevo dire che la situazione in Pintada è tranquilla, si lavora bene, a contatto con la gente e ogni tanto può essere che sia stato antipatico a qualcuno che mi ha fatto questi piccoli regali, come è apparso sui giornali, ma la cosa è tranquilla. Lascio invece la parola a Don Gianchi, che è il padre delle missioni, può raccontare meglio sue esperienze e la situazione del Brasile. Vabbè, va benissimo. Anch'io approfitto a salutare tutti quanti, sono anch'io arrivato adesso, ieri anzi, e così parlando di questa realtà, diciamo, con le parole di Papa Francesco, il prete, in modo particolare il missionario, deve avere l'odore delle pecore, no? L'odore della pecora, quindi essere inserito in mezzo alla gente, eccetera. E questo se è bene proprio di Gesù Cristo, però c'è della gente sempre che non vuole il prete in mezzo alla gente, vuole il prete amico loro, dei potenti, dei grandi. E allora succede sempre che queste a un prete che si inserisce, che lavora per i ragazzi più poveri, per i ragazzi più abbandonati, con droghe, alle volte anche denunciando il traffico, i trafficanti, eccetera, che non sia bene accetto da alcuni. È naturale, neanche Gesù Cristo, no? È stato accettato da tutti. E allora io direi che questo fa parte della missione in tutto il mondo, no? Abbiamo sempre questo rischio, diciamo, per chi lavora per i più poveri, e in modo particolare in missione in Brasile, dove la differenza tra ricchi e poveri è grandissima, quindi inserirsi con i più poveri significa anche creare un po' di scompiglio dal punto di vista sociale, insomma, ecco, e quindi anche delle reazioni contrarie da parte di chi vuole che le cose rimangano così come sono. Comunque io faccio un grande augurio a Don Luca, sono contento che sia qui vicino a me, che del lavoro che sta facendo, sono contentissimo, e di tutti i missionari voglio dare un grande abbraccio a tutte le persone che ci sostengono, tutte le comunità, le parrocchie. Che il Signore vi benedica, grazie.